Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Questo talk è parte di una serie di incontri promossi da Rehumanism, un art prize che cerca di promuovere delle call per artisti che vogliono cimentarsi nell'interpretazione di quelli che possono essere i temi legati all'intelligenza artificiale e il rapporto con l'uomo. In questo momento la mostra con le 10 opere finaliste di questa call per artisti è presente al Maxi, quindi chiunque voglia può visitarla e fare esperienza, insomma, di queste opere d'arte, dei 10 finalisti di questa call. Oggi siamo qui con 3 speaker di livello internazionale, dove ci approcceremo a un tema che molto spesso viene visto come spigoloso, seppur estremamente necessario, che è il rapporto tra intelligenza artificiale e etica. Quindi cercheremo innanzitutto di capire come mai effettivamente si parla di etica e di intelligenza artificiale, se c'è un framework legislativo o meno che ci aiuta nella comprensione, nel capire anche quella che è la best practice quando ci rapportiamo con questo tema, ma parleremo anche di tematiche molto curiose o comunque a cui spesso non siamo abituati a pensare, come il rapporto tra clima e ambiente ed intelligenza artificiale. Cercheremo di chiudere questo panel con una best practice aziendale che probabilmente può essere anche molto interessante per molte delle persone che stanno seguendo il panel, quindi come effettivamente riusciamo a portare l'intelligenza artificiale con un approccio etico all'interno delle nostre aziende. Allora, io entrerei subito nel merito con la presentazione, insomma, della prima persona, del primo speaker che è qui con noi. Siamo con Ivana Bartoletti, Technical Director per la privacy presso Deloitte, è riconosciuta a livello internazionale come punto di riferimento per l'indagine nel campo della tecnologia responsabile. Fra l'altro è anche autrice di AI, scusate, autrice di An Artificial Revolution on Power, Politics and AI. Inoltre, Ivana è Visiting Policy Fellow presso l'Università di Oxford. Ciao Ivana. Ciao e grazie tantissimo per l'invito, mi fa davvero piacere essere qui, magari la prossima volta di persona, ma insomma va bene così, sono nella piovosa Londra, ma va bene così. Bene, bene. Allora Ivana, io insomma, vorrei subito chiederti effettivamente perché, cioè di aiutarci a capire come mai si parla di etica e intelligenza artificiale. Molto spesso sentiamo parlare di intelligenza artificiale, gender equality, intelligenza artificiale, problemi di bias dei dati dal punto di vista socioculturale. Quindi aiutaci un po' a capire come effettivamente queste problematiche poi non siano così lontane dal nostro quotidiano, ma effettivamente ne siamo sostanzialmente intrisi. Certo, allora io penso che bisogna partire da una considerazione, dal fatto che, come dicevi tu giustamente, Francesca, cioè, dicevi, cioè, queste sono tematiche che, di cui si parla tanto, oggi se ne parla un po' dappertutto, basta pensare che fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile avere un film come Coded Bias on Netflix, no? Che io raccomando a chiunque. E fino a poco tempo fa se ne parlava molto meno, ma negli ultimi anni è successo qualcosa, e quel qualcosa è che improvvisamente ci siamo accorti che quella che io chiamo la politica dei dati, no? Anche la politica legata alla tecnologia. Cioè ci siamo accorti che tantissimi di questi artefatti che vengono creati non sono per nulla neutri, ma stando nella società percepiscono i gusti, i pregiudizi, le opinioni di chi li crea. Il loro stesso design non è neutro. E siccome succede molto spesso che a disegnare questi prodotti sia una forza lavoro, per dirla, metterla in maniera gentile, insomma, non proprio diversa, no? Nel proprio. Allora succede molto spesso che questi prodotti vengano creati. Quando poi vengono immessi nel mercato ci si accorge, ma c'è qualcosa che non funziona. E proviamo a guardarla questa cosa, cosa succede? Quello che succede è che una banca decide di usare una macchina. Io chiamo, quando dico macchina, io intendo dire un artefatto tecnologico, cioè che sia un algoritmo che usa una decisione automatica oppure un robot, cioè io parlo della macchina, un artefatto.
Allora, cosa succede? Una banca dice, ma insomma, invece di fare agli impiegati questo procedimento, no? Di andare a vedere se una persona può avere un credito o no, e cioè io lo faccio fare a una macchina, lo automatizzo. Il problema è che quando questo algoritmo viene creato, e questo algoritmo che è una serie di istruzioni, no? Con dei parametri, no? Dice, io automatizzo questa cosa, il problema è che per automatizzare qualcosa ci vuole un algoritmo. L'algoritmo funziona con tanti, tanti dati che gli vengono dati. L'algoritmo li mangia, li stritola e da quello estrapola una soluzione. Però ci si è accorto che quando si cominciano a immettere questi mercati, questi prodotti, che siano appunto per le banche, per aiutare le banche per il credito, ci si è accorti che le donne ricevono meno credito degli uomini. Nel momento in cui una macchina viene utilizzata per determinare se qualcuno può avere uscire dai prigioni o meno, no? Come è avvenuto con un meccanismo negli Stati Uniti che si chiamava Compass, famoso, lo dico perché è una cosa famosa, ci si è accorti che seppure un bianco avesse commesso un crimine più grave di un nero, chissà perché al nero aveva meno possibilità di uscire. E ci si è accorti in Gran Bretagna l'anno scorso che quando i ragazzi a causa del Covid non poterono andare a scuola e fare gli esami di fine anno, il risultato predittivo venne fatto fare all'algoritmo. Cioè il governo disse, ma siccome non possono andare, usiamo un algoritmo predittivo per determinare quale sarà il risultato di questi ragazzi. Cosa succede? Che i ragazzi che provengono dalle scuole private automaticamente hanno un risultato più alto degli studenti che provengono dalle scuole pubbliche. Allora, di cos'è che ci si è accorti? È lì il grande tema di questi anni. Ci si è accorti di due cose. Il primo, ci si è accorti che questa idea dei dati come meccanismo imprescrutabile di giudizio del mondo è una grande bufala. Ci si è accorti che i dati non sono neutri, che i dati sono lo specchio della società per com'è e per come si è costruita. E ci si è accorti che se noi vogliamo basare le decisioni sul presente e sul futuro, usando i dati del passato, che rappresentano il passato sino ad oggi, noi non faremo altro che codificare nelle macchine, negli algoritmi, il passato e non il futuro. E questo ha delle conseguenze enormi dal punto di vista etico. Se io devo decidere quanti fondi avrà un'area, se io devo decidere su quali famiglie io eserciterò più controllo perché sono un comune e voglio esercitare più controllo su quelle famiglie che io penso abbiano i figli che possono essere a rischio di criminalità. Se io uso dati storici, il rischio di criminalità lo troverò in certe aree e non altre. E quindi cosa farò? Uno può dire, ma bene, beh, fino a un certo punto. Perché qual è l'effetto del controllo su alcune parti della popolazione? E soprattutto, grande questione etico, a mio parere, diventa: la vita in fondo è tutto un fatto di uscire dalle predizioni, no? Cioè, tutta la vita in fondo è un fatto che tu la navighi, incontri le persone, ti batti per qualcuno per strada e ti ritrovi con questa persona a prendere un caffè. E magari diventa il tuo migliore amico, la tua migliore amica, e ti porta in un'altra parte del mondo, ti innamori, la vita è fatta così. La tecnologia predittiva toglie quell'elemento di libero arbitrio in un certo qual modo. E secondo me è pericolosa. E lì per me è il più grande problema etico che io ho sulla tecnologia, è predittiva. Perché costruisce quella relazione tra il passato, il presente e il futuro, facendolo uscire dall'arbitrio e dalla coincidenza e dal caso della vita umana. E a me questo spaventa molto. Mi spaventa molto la tecnologia predittiva usata per esempio dalla polizia o comunque dai servizi sociali. Quindi ci siamo accorti appunto che questa grande cosa che ci siamo stati detti, ci siamo detto per tanti anni, no? Cioè i dati, il nuovo petrolio, o i dati, questa cosa, bufala. I dati sono quello che sono uno specchio della società. Ci siamo accorti anche di un'altra cosa. Ci siamo accorti che la tecnologia
non è tutto uguale, no? Ci siamo accorti che le potenzialità dell'intelligenza artificiale sono trasformative, questo è positivo, cioè c'è un sacco di cose, ci sono un sacco di cose molto belle che stanno avvenendo. Io penso per esempio alla medicina di precisione, io penso a tantissime cose stupende che stanno avvenendo grazie alla tecnologia. Però ce ne stanno avvenendo anche di bruttine. Ci preoccupiamo tanto dei robot, no, del futuro, che sia Terminator o che sia che non sarà, ma ci stiamo preoccupando quando in realtà l'uso dei dati sul largo, insomma, è quello di Cambridge Analytica. È quello del monitoraggio delle persone, quello di quello che viene definito il behavioral targeting, cioè il fatto che tu fai targeting a qualcuno basato sulla storia browsing e sulle sue preferenze, ma non solo quello che ti dice, ma anche quello che non ti ha detto, perché comunque tu lo capisci semplicemente perché c'hai così tanto dati che identifichi dei patterns, no? Identifichi delle modalità di comportamento semplicemente perché aggreghi così tante informazioni che tu riesci a trovare delle casualità, riesci a trovare delle relazioni tra un segmento di persone e un altro, cioè puoi dirmi casualmente scopri che no, le persone che comprano scarpe di un certo tipo amano andare in vacanza alle Baleari e sono più proni a fare un certo tipo di cose, ma lo scopri, non è detto che sia vero, ma lo scopri perché hai così tante informazioni che puoi mettere queste persone in determinati segmenti. E abbiamo visto che cosa è successo, che negli ultimi anni abbiamo visto le cose un po' bruttine a venire, no? Dicevo Cambridge Analytica, ma se poi pensiamo quanto tempo il regolamento europeo sui dati personali ci ha messo a trovare la vita, insomma, ce n'è voluto parecchio. Nel frattempo il sistema del digitale è diventato un sistema pazzesco, no? Dove una data protection free zone, cioè non si capisce cosa succede, tanto è vero che poi ora si cerca di intervenire. Quello che volevo dire è che la prima cosa, dicevo, ci siamo accorti dei dati non neutri, ma la seconda cosa ci siamo accorti appunto che i big data, l'intelligenza artificiale, il machine learning hanno una capacità trasformativa grossa. E questo associato a altre, insomma, distorsioni del nostro mercato, no? Quindi alle grandi aziende che si contano su, insomma, 7-8 aziende globali, da Google, Amazon, a Tencent, Alibaba in Cina. Ha una battaglia globale sull'intelligenza artificiale, quasi testosteronica, no? Cioè, in questo momento c'è chi arriva prima in questa battaglia globale, no? Come se ci fosse. Ci siamo accorti appunto che di un qualcosa che stava avvenendo, cioè ci siamo accorti che questi strumenti cominciavano a essere diffusi il più possibile, tantissimo, con pochissimi controlli. E soprattutto negli Stati Uniti c'è stato quello che una studiosa molto brava, Cathy O'Neill, ha definito come l'automazione della povertà, cioè dove questi strumenti venivano utilizzati soprattutto nel settore pubblico perché a causa soprattutto di poche risorse date al settore pubblico, questi strumenti venivano utilizzati per sostenere i lavoratori nelle decisioni, però poi producevano dei risultati non belli, cioè quello di proprio escludere persone dall'accesso ai servizi, dall'accesso all'educazione, che sono quelle cose più importanti nella vita. L'anno scorso, quando c'è stato il grande movimento di Black Lives Matter, quel display, no, del razzismo che abbiamo visto con l'uccisione di George Floyd, quel movimento lì ha creato ancora più consapevolezza su questo tema, no? Ha creato ancora più consapevolezza di quel link inesorabile, di quella connessione inesorabile e inestricabile che c'è tra l'avanzamento, tra la tecnologia, come per esempio il riconoscimento facciale, e l'esclusione e il rischio di perpetuare le disuguaglianze sociali. Di fare una funzione quasi editoriale della realtà, come avviene per esempio con gli algoritmi online, di alienare le persone online e soprattutto di favorire la polarizzazione del dibattito, che poi è servita molto ai grandi nazionalismi di questo decennio, no? E quindi quel link è diventato più chiaro a molti, e piano piano sta diventando molto chiaro anche in Europa. Quel link, quel collegamento.
E quindi è importantissimo, a mio parere, proprio che ci si ponga il problema di come affrontiamo questo tema, no? Come affrontiamo Infatti, questo tema. è esattamente insomma, quello che sta dicendo, insomma, solleva sicuramente un tema di responsabilità, quindi non soltanto diciamo, quanto ci ha detto, ci ha dato una serie di esempi assolutamente pragmatici della vita quotidiana, di quanto effettivamente l'intelligenza artificiale sia molto più capillare ormai nella nostra quotidianità, ma soprattutto sollevi un tema di responsabilità che dall'individuo ovviamente passa ai governi, quindi sicuramente può essere anche utile in questo senso se magari puoi dirci qualcosa su quello che è il framework legislativo al momento, insomma, come effettivamente interpretare queste opportunità e questi rischi, chiaramente, perché insomma sono le due facce della stessa medaglia. Allora, l'intelligenza artificiale non esiste in isolamento, no? Una decisione discriminatoria per questioni legate, per esempio, al colore della pelle di una persona o perché con una persona omosessuale o una donna, è comunque una decisione discriminatoria. La legge in ambito di discriminatorio c'è. La legge sui diritti umani c'è, cioè violare i diritti umani, i fundamental rights, no, dell'Unione Europea, dell'European Charter, è un reato, no? Quindi in parte la regolamentazione c'è. C'è da dire però che questa regolamentazione non si sa se sopravvive nell'epoca delle AI, se non altro perché discriminazione, per esempio, nell'ambito dell'intelligenza artificiale è complicata. Cioè non si discrimina solamente perché ci sono delle categorie protette. Avviene anche una discriminazione molto spesso in questi sistemi che si chiama discriminazione da proxy, cioè che tu discrimini non perché quella persona è di un certo tipo, è nera o comunque, ma discrimini perché tu identifichi un certo criterio, ad esempio la visita di un particolare sito internet oppure un certo tipo di comportamento che agisce da proxy alla categoria protetta. Allora, cioè identificare la discriminazione dal punto di vista legale nell'ambito dell'intelligenza artificiale è più complicata. Soprattutto perché uno può essere discriminato, cioè perché esiste quello che si chiama intersectional, no? Cioè la discriminazione non è spesso solo in una certa direzione, uno può essere discriminato perché è donna e nera o perché è una donna nera, quindi, quindi la definizione dal punto di vista legale diventa più complessa. Poi c'è la normativa sulla privacy, no? Cioè nella normativa sulla privacy, questo regolamento che è la protezione dei dati personali dice: guardate che se io sono soggetta a una decisione fatta da una macchina, questa decisione deve essere fair. Fair vuol dire, prima di tutto, che non ci deve essere un grosso sbilanciamento tra io come soggetto e quell'ente che fa la decisione, no? Cioè la fairness, la giustizia, in ambito, anche la fairness, però in ambito di privacy, come puoi vedere, è un po' limitativa, no? Allora, la questione è, ci sono varie cose. La prima è che la normativa europea, l'Unione Europea ha proposto una legge che si chiama EU Act, che ha proposto questa legge il 21 di aprile, quindi fresca fresca, con adesso due anni di dibattito. Mark Zuckerberg ha fatto dei commenti molto giusti su questa normativa. Una normativa che dice, questa è una normativa che non guarda all'utente, come io e te, Francesco, cioè questa normativa guarda a chi produce questi sistemi e chi li usa. E dice, se voi producete questi sistemi, identifica dei sistemi che non vanno proprio usati, cioè dice il social scoring, come avviene in Cina, dove tu vieni messo in una graduatoria in base al tuo comportamento, questo non ha a che fare con l'Europa, no? Quindi dice fuori. Poi dice, il riconoscimento facciale no, ma, e sul ma possiamo aprire una. E poi dice, ci sono alcuni sistemi di manipolazione, no? Per esempio i famosi giocattoli che si basano sull'intelligenza artificiale per i bambini, che poi possono manipolare i bambini, costringere a fare delle cose, quelli no. Però dice, ci sono dei sistemi di alto rischio. E lì è interessante, perché dice, sistemi che, per esempio, valutano la performance sul lavoro, sistemi di selezione del personale, accesso alle scuole. Tutta questa roba qui, questo è rischio alto. Allora l'Unione Europea dice: sapete cosa facciamo? Noi abbiamo il marchio CE, quello di cui conosciamo tutti, perché sappiamo che un marchio nell'ambito della safety, per esempio, della sicurezza, nell'ambito sono i marchi della sicurezza europea. Dice: noi utilizziamo questi, dicendo le persone devono fare un assessment di conformità, le aziende,
E quindi dà una serie di criteri per fare questo assessment, che sono riguardanti, che riguardano la sicurezza, che riguardano la robustezza, che riguardano il controllo umano della macchina e la trasparenza. E in un certo qual modo da questo punto di vista, sono tante cose che non mi piacciono, ma da questo punto di vista è un buon regolamento perché provvede da quella trasparenza di quel che è importante per incentivare la produzione di AI che sia fatta meglio. No? Cioè, quindi qui non stiamo parlando però dell'utente finale. Allora, qual è il punto? Il punto è che che c'è di tutto ormai, no? Che sta succedendo su lei, che è positivo. E non ci dimentichiamo che ci sono città come Amsterdam e Helsinki che hanno fatto una cosa bellissima. Loro hanno detto: siccome l'AI e gli algoritmi governano un sacco di cose nella nostra città, noi prendiamo tutti questi sistemi e li pubblichiamo su un sito internet. Questa è bello, questa è etica, no? Cioè, li pubblichiamo sul sito e dicendo: eccoli qui. Gli algoritmi che governano, per esempio, che ne so, la polizia delle strade, scegliere dove andare a Il fare una comune cosa, utilizza quel tipo qualsiasi cosa, no? Come il comune utilizza dalla graduatoria, per questo vengono qui usiamo questo algoritmo, questi sono i dati che vengono utilizzati più o meno, ma tanto di. cioè, voglio dire, la trasparenza non è che vuol dire che tu mi dai l'algoritmo, perché se poi non lo capisco, cioè, il 99% delle persone non lo capiscono, quindi trasparenza è dare dei criteri. Questo è un bello esempio, un primo esempio forse di etica in pratica, no? E in Italia c'è stato quel caso, tra l'altro favoloso, a mio parere, di Deliveroo a Bologna, dove è successo che la NIDIL della CGIL è andata a guardare un algoritmo che adesso Deliveroo non usa più, che diceva: ah, c'è un problema, questi laboratori quando scelgono il loro turno, no? Vengono discriminati, uso discriminazione in senso neutro in questo momento, discriminati se precedentemente avevano cancellato il turno all'ultimo minuto, cioè i lavoratori che non cancellano all'ultimo minuto vengono favoriti e possono scegliere i turni migliori. Tribunale Bologna ha detto: eh no, perché uno può cancellare all'ultimo minuto perché c'è un bambino ad andare a guardare oppure perché vuole partecipare a uno sciopero. In Italia il diritto allo sciopero è garantito e gli scioperi possono essere convocati all'ultimo minuto. Quindi cominciamo a vedere tutte queste cose qui avvenire in pratica, no? Le aziende poi in questo momento hanno capito il gioco, cioè hanno capito che i consumatori cominciano a chiedere trasparenza, che queste cose cominciano a diventare più, a uscire sui giornali, no? Cominciano a accorgersi di questa cosa. E come sulla privacy, dove ormai tutte le aziende, no? Sono tutte fissate con la privacy in maniera, insomma, con le parti sostanziali, da alcune parti un po' più pubbliche relazioni che sostanziale, però anche sull'etica adesso diventa tutto, cioè sono lanciate con boards, comitati e cose del genere. Ecco, io credo che, voglio dire, l'Unione Europea adesso abbia questa opportunità di discutere su questa legge, saranno 2 anni interessanti. Quello che sarà anche interessante è vedere appunto se si potrà innovare e sostenere questa race, no? Questa gara a livello globale con le regole, no? Cioè, sulla Certo. GDPR, il regolamento sui dati Da personali, ora in vale. qual modo tutto il mondo si è adeguato, no? E quindi la domanda è: riuscirà l'Unione Europea a trionfare, insomma, globalmente, non farsi sorpassare completamente, no? Da Cina e Stati Uniti con le regole? La domanda che tanti di risposta che tanti dicono è no, ma poi uno dice: ma qual è l'alternativa? Cioè, l'alternativa di certo non è trasformarsi nel credit score in cinese, né, e quindi ecco, quindi sarà interessante. Quello che è Bene. importante anche, Francesca, è fare quello che stai facendo tu, cioè fare iniziative così dove se ne parla, così la gente cominciamo tutti a capire che questo riguarda noi, che non è una cosa che avviene fra 20 anni, 30 anni, ora, here and now. Bene, bene. Grazie, grazie, Ivana. Insomma, sei stata super, super chiara sul tema. E in realtà hai stimolato una domanda un po', nel senso vorrei continuare in realtà con il secondo speaker a parlare appunto di questo tema di responsabilità, visto che in qualche maniera appunto hai citato alcuni dei suoi interventi. Vi presento il secondo speaker, che appunto è Mark Kochelberg. È il filosofo della tecnologia e professore di filosofia dei media e della tecnologia presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Vienna, ex presidente della Società di Filosofia e Tecnologia. È inoltre l'autore di AI and Ethics,
Quindi Mark, insomma, siamo adesso curiosi, dopo questo trigger di Ivana, di sapere un po' qual è la tua posizione quindi, sul regolamento europeo, quindi magari alcune osservazioni e poi ti chiederei gentilmente insomma, di passare al tema molto inusuale, io trovo molto inusuale, del collegamento tra clima e ambiente e intelligenza artificiale. Good evening, and thank you for inviting me here. It's a pleasure. I would like first to say that it's a very good thing that the EU now came with a regulation. The high-level expert group has worked for a long time to give a policy advice on this, and the Commission has taken a long process to implement its strategy, and I'm very happy that there is now a proposal for regulation. I think we absolutely need regulation, both at national level and in also the global level and the supranational level. So I'm very happy with that. Whether it's going to work, this particular regulation, we don't know. It makes this difference between high risk and other applications of AI. There's a lot of discussion among experts to know what the legislation will do. But I think it's good that some things are forbidden. For example, the social scoring of people and the manipulation of vulnerabilities of users. Again, it's difficult to see what this means because when we, for example, are on Facebook, our data are given to advertising, and our behavior is also influenced. So, where is the border between what is still okay there and what is really manipulation of vulnerabilities, given that many children also use social media, think about TikTok and so on? But it will be an interesting experiment, actually, for the European Union to introduce this as the first. I think he's the first actor at the global level who introduced such a refined regulation framework. So let's see how this goes. Then you asked me about the climate, and this is a topic that I'm very interested in, and that I think also is very much in our societies. Also in Italy, where people discuss about it. And I think with regard to AI, there's a lot that AI can do for climate, to help mitigate climate change, to help to deal with it. For example, it can help to predict extreme weather events. It can help with our energy consumption, to monitor it, to analyze it. It can predict droughts for agriculture, for example, very important. And yeah, it can also help to influence the behavior of people. The problem, however, is that all these uses of artificial intelligence are not neutral. And the previous speaker already really stressed these ethical issues. I also give an overview of issues in my book, AI Ethics, on this topic. But here I would like to speak really about the specific problems that AI raises for climate, which are ethical and political problems. For example, AI needs a lot of electricity because it works with data, and some types of AI use big data, which means that you need huge data centers, and these data centers need a lot of electricity, which creates often emissions when the electricity is not produced in a carbon-neutral way. AI is also sold to oil and gas companies who use AI to extract oil and further feed an economy which is not sustainable and which is also dangerous given the climate situation we are in today. Also, we like our new gadgets, our new phones, for example, but these phones are produced somewhere. This production needs energy. So we need the use of these technologies also has an environmental impact. But it's an impact we often don't see. We are not aware of this.
So maybe AI can help us to make us aware of this. It can give information about our patterns of consumption and their consequences for climate and environment. It could also help to influence behavior, as I said. And one way to do that is by nudging, by influencing behavior without really forcing people to do something, but by presenting them certain choices. For example, in a supermarket, if you put more healthy food on prominent places, people are more likely to buy this kind of food. Similarly, we could influence behavior in a more climate-friendly direction by presenting people attractive options, by having AI making recommendations. Think about recommendations now for music, for buying books, Spotify, Amazon, and so on, but then more to influence people in a positive way for climate. This would be very good. The problem with this kind of solution is that it influences behavior in a way that we're not aware of it. Just like now already happens on the internet, in social media and so on, I think we should be aware of this kind of invisible ways in which AI is used to influence our behavior. This presents ethical problems because our autonomy as human beings, we are no longer the ones who decide really, because our choices are shaped by the technology. So this is something to be worried about in general, not only for climate. Then if we look at climate problem, is of course a global problem. It's a problem that affects many people on this planet. And the interesting thing for ethics and political philosophy is that it doesn't affect everyone in the same way. Some people are more vulnerable to climate change, for example, when they live in areas that get easily flooded, they are more vulnerable, or when they don't have a nice socioeconomic framework like we have in the EU. So there might be some people suffer more from it, and it's the same for the consequences of AI. Some people will also benefit more from it. Some people will be able to use AI to fight climate change. Other people will be the victims of certain practices that, like for example, the oil and gas production that continue in spite of it, but also with AI. So I think it's important to look at this at a global level. And also longer in time, because today we might still benefit from all kind of not so good technologies that promote the further deterioration of the climate and the planet. But in the future, there will be people that suffer from the consequences of this. So how to deal with this might be a problem of different generations also. And you see this already when people today, young people ask more attention for climate, whereas the priorities of other generations can be different. So this is a very sensitive political issue that we are going to have in Europe also. Finally, I would like to also call attention to the fact that that climate change also affects non-humans. So there are animals, non-human animals, who are also affected by all this, and that's also for AI a problem, because we usually think about human-centered AI. We want AI that's there for people, but it affects the whole planet, including all kind of ecosystems. And so I think a good environmental approach for thinking about AI, one that takes into account climate, energy, sustainability, is really necessary to have an ethical approach
that is not only worried about humans here and now, but also the future generations, and also the non-humans that are often affected by everything we do. And so we have to think about, you know, what are we doing to this planet also, and how can AI help there, but also what kind of problems can AI create? Do we really want to have so much influence on the planet that we make the future of future humans in risk? I think this is one of the challenges that we have with regard to AI and climate. Marco, hai sollecitato una domanda, nel senso che è molto difficile effettivamente uscire da una visione che non sia antropocentrica dell'intelligenza artificiale. Quindi, ad esempio, quali sono delle best practice magari dell'intelligenza artificiale che possano effettivamente tutelare anche il mondo animale, ad esempio? Degli esempi da questo punto di vista? Yeah, for example, a good use of AI there is that AI can help us to monitor the oceans, the quality of the water, all kind of ecosystems in the oceans. And as you know, in the oceans there are a lot of animals living there, a lot of organisms in general. And human actions have a lot of effect on these organisms and animals. So if we can use AI to better understand what's happening in the oceans and the correlation with human activities, we could try to minimize the harmful impact of human activities on these animals living in the sea. Also better understand how, in turn, what happens in the oceans, again, affects the human world in the end, because we are on this planet in one big ecosystem, so everything that happens in part of it also has consequences for the whole. So AI can help us to better understand that and monitor this. If that's combined with a policy that actually does something about the problems, I think we can make a lot of progress. Bene, perfetto, grazie. Io trovo molto interessante questo, insomma, lo sguardo dell'intelligenza artificiale sui vari cambiamenti climatici e le varie opportunità che in realtà si possono generare. Un'altra domanda per te, Mark. In realtà è nata dalla curiosità leggendo un po' di tuoi articoli, soprattutto sul tema di transhumanism, nel senso che sembra una parola quasi provocatoria. Quindi, insomma, sarebbe interessante capire bene di che cosa si tratta. Yes. Yes, transhumanism is a movement, one could say, for the making humans better, and what is meant is making humans better by use of technology, and AI can be part of that, but also other technologies. The idea is that we evolved biologically over a long period of time, and now we have the bodies that we have and the brains that we have. But transhumanists are not happy with that. They say we can do better. We can upgrade the human, to use language from the computer world. So a technology is meant to make our cognition better, to make our body better, and so both at individual level and also for the species, they want to create transhumans to overcome humans. This can be done by genetically manipulating, but also by means of AI and brain-computer interfaces, where you connect the human brain to the computer and try to improve the cognitive processes there, the way we think. They even speak about uploading the human brain, trying to have a digital copy. Mind uploading. This kind of thing. Now, this is ethically very controversial, right? So, should we change the human genome? Are we allowed to
change a human, because this also has, of course, a lot of consequences then for next generations and for also the humans that are not enhanced, right? So maybe we just have the human enhancement for the rich people and others are not enhanced, what happens to them? So there are a lot of questions about that. In my opinion, the transhumanist thinkers are right to say that humans have always been technological, that we've always have tried to improve things by technology. In a way, our houses is a kind of technology to protect us from nature. There's nothing wrong with that. It's also good that we have modern medicine. You know, imagine this pandemic and we don't have modern medicine, it would be a disaster. So it's very important to use science and technology to improve our condition. But there's the question, how far should we go? And should we look at the human being as a machine that needs to be improved? Or can we also look at the human being in different ways? Maybe some things about the human being are very good. And so I'm worried about their way of looking at humans as machines. But in general, it's good I think transhumanism is also a way to make us imagine different futures and not just to take for granted what there is. And this is something that we humans have always done. We have a huge imagination and we try to shape our future. And science and technology can help with that. I just think it's important to do that in a way that's ethically responsible and that also takes into account these political issues. For example, the issue that, okay, if we have these new technologies, then maybe some people will be enhanced and others not. How do we deal with that? And it kind of also in that way holds a mirror for our societies because it shows us that already today we have differences. Some people have better medicine than others. Some people are in war situations or situations of oppression. Other people can live in relative peace and luxury like here in the EU. So I think it makes us think, okay, what kind of future do we want? Not just abstractly for humans, but for these humans that are here now and then for the next generations. And what can the role of AI and technology be in this, in shaping that future? Okay, è molto interessante riuscire insomma a capire effettivamente la tematica del transhumanism, riuscire un po' ad estrapolarla anche dalle varie polemiche magari, no? Che la provocatorietà del tema può suscitare. Quindi, insomma, grazie per aver chiarito questo aspetto. Infine, insomma, vorrei condurre la conversazione tra intelligenza artificiale ed etica a un livello aziendale, quindi cercare di comprendere effettivamente come le tematiche che abbiamo appena visto possano essere poi inserite in azienda. Per farlo vi introduco la nostra terza speaker, che è appunto Giada Pistilli, PhD in intelligenza artificiale e political philosophy presso la Sorbonne e anche ricercatrice presso un'azienda tecnologica, Le Petit Bot. Giada, correggimi se è scorretto insomma il mio francese. Si occupa di tecnologia, di natural language processing applicate ad agenti conversazionali nel settore pubblico francese. Ciao, eccoci qua. Ciao, sì, grazie Francesca. Francese è perfetto. Perfetto, ottimo. No, in effetti, volevo in effetti prima di tutto chiarire un po' questo mio ruolo, perché è vero che non so se sia una cosa che esiste soltanto in Francia, ma praticamente ho ricevuto una borsa per svolgere la mia ricerca di dottorato all'interno di un'azienda, quindi sono nel Dipartimento di Research and Development, quindi sono appunto ingegnere di ricerca all'interno di un'azienda, e nel frattempo sto svolgendo il mio dottorato, per questo ho due piedi, diciamo, nei due mondi. E appunto stasera volevo parlarvi appunto di come all'interno dell'azienda per cui lavoro, che appunto sviluppa dei chatbot, agenti conversazionali per il settore pubblico, avrò modo magari di spiegare più in dettaglio
o in cosa nello specifico, abbiamo fatto tutto un lavoro che è durato mesi, in cui abbiamo scritto anche noi il nostro framework etico. E piccola parentesi, prima di iniziare a parlare di questa cosa, io studio intelligenza artificiale da un punto di vista filosofico, visto che mi sono anche laureata in filosofia e in etica, dal 2016-2017, ed ho visto, immagino anche come Ivana e Marco, un'esplosione incredibile negli ultimi anni, e si è passato da quasi non avere nulla nella letteratura scientifica ad avere un'immensità di cose. E, sia dalla parte, dal punto di vista accademico, dal punto di vista governativo, dal punto di vista delle aziende. Stasera ci concentreremo di più sul punto di vista aziendale, però è vero che è difficilissimo fare attenzione a quello che si chiama ethics washing, mm-hmm. che è un qualcosa che veramente spaventa, cioè, personalmente mi spaventa tantissimo, e avendo un piede nell'azienda purtroppo è stato anche difficile, tra virgolette, cercare di tenere un po' il guinzaglio a questa cosa, perché può facilmente derapare, diciamo. Quindi, per chiarire un po', l'ethics washing è appunto quando delle aziende, anche grosse aziende, piccole aziende di qualsiasi taglio, non per forza nell'ambito della tecnologia, ma si dotano appunto di un framework, di una carta etica, che però rimane prettamente marketing, quindi sono più che altro slogan, parole un po' vuote che non vogliono dire granché. Quindi il motivo per cui lo spiego è perché appunto nell'azienda in cui lavoro abbiamo voluto assolutamente fare attenzione a non cadere in questa trappola. Ed un'altra cosa a cui abbiamo voluto fare attenzione, in cui penso la mia figura sia stata importantissima, è che spesso si fa confusione, per esempio, tra i principi che possono essere principi etici, e quindi di un impegno etico che si ha da parte dell'azienda, e di un impegno invece che è piuttosto legale, quindi principi che invece riguardano più il quadro legale. Sono cose che, dal mio punto di vista personale, in quanto ricercatrice in filosofia, per me la filosofia morale e l'etica precede il diritto e la giurisprudenza, quindi è stato a volte difficile con loro fare la differenza tra queste due cose. E tutto è iniziato dunque a gennaio 2021, io lavoro lì, ho iniziato il mio dottorato a novembre 2019, come sapete ben tutti c'è stato l'anno della pandemia in cui è stato un po' un caos ritrovarsi, quindi il vero lavoro che abbiamo iniziato sul framework etico è iniziato a gennaio 2021, in cui ho lanciato appunto questi workshop atelier etici che conduciamo in azienda. Siamo circa una decina, li facciamo con tutti i membri del team. E quello che ho iniziato a fare innanzitutto è stato un primissimo approccio all'etica, quindi veramente io sono anche insegnante in un'università di ingegneria qui in Francia, a Brest, saltuariamente, non fisso, perché altrimenti non avrei il tempo di fare tutto. Però all'inizio ovviamente è stato importante, secondo me, spiegare un po' a tutto il team che cos'era questa, di cosa si tratta di quando si parla di etica, visto che, ribadisco, se ne parla tantissimo ultimamente, però spesso a volte si perde un po' il punto di vista un po' più pragmatico o anche concettuale a livello filosofico. Quindi abbiamo incominciato con questo workshop in cui appunto ho esposto le varie teorie morali, che cos'era l'etica, come che cos'era l'etica, la metaetica, l'etica normativa, l'etica applicata. Ho spiegato appunto, noi ci troviamo piuttosto nell'etica applicata, e appunto dopo un primo quadro generale abbiamo continuato a cadenza di ogni 1-2 settimane, facevamo questi workshop insieme, il cui principale obiettivo all'inizio era quello di identificare quali fossero i valori dell'azienda e quello che volevamo portare noi come, appunto, come io come ricercatrice, ma in generale anche i miei colleghi nei loro ruoli tra ingegneri informatici, designer, marketing, commerciale, eccetera, eccetera. E successivamente, una volta stabiliti quali fossero i nostri valori, abbiamo iniziato a scrivere appunto questa bozza di framework etico, che ci ha condotto a dei dibattiti abbastanza animati, perché, ripeto, spesso si pensa di essere d'accordo su alcune cose, però nel momento in cui si inizia a spiegare, per esempio quando parlo di trasparenza, e si inizia a parlare di trasparenza, c'è qualcuno che pensa qualcosa, qualcuno che pensa qualcos'altro, quindi è importante fare questa specie di tavola rotonda in cui si mettono a piatto, diciamo, tutte le definizioni, e si cerca di essere d'accordo e trovare consenso. E allora, da gennaio poi il framework l'abbiamo scritto a fine marzo, quindi è stato un lavoro abbastanza lungo, che però è stato fondamentale per noi, perché ci ha permesso davvero di ricentrarci tutti, di avere dei momenti che erano esclusivamente per noi ed esclusivamente
fatti apposta per discutere, diciamo, quali potessero essere le nostre problematiche, i nostri timori e soprattutto quello che spiegavo sempre io ed è anche l'approccio che io ho nel fare l'etica applicata, è che non vogliamo che sia qualcosa semplicemente di proibitivo della serie l'etica ci dice cosa non dobbiamo fare perché questo non si deve fare, ma è importante essere anche propositivi e dare delle alternative. Quindi è stato importante riunirci tutti quanti insieme e dire ok, io per esempio c'è l'ingegnere informatico che mi dice io quando devo fare una scelta per esempio che riguarda di sviluppare una determinata tecnologia piuttosto che un'altra, mi chiedo cosa è meglio per gli utenti, cosa è meglio per l'azienda, cosa è meglio per tutelare i dati. Insomma, sono argomenti che non ho tempo di spiegarli tutti, però potete immaginare che prendono tantissimo tempo perché nel momento in cui si inizia a fare un'analisi etica, diciamo, di tutte quelle che sono le scelte tecniche e tecnologiche, prende tantissimo tempo. E quindi direi che è stato un momento fondamentale per noi e questo, come dicevo, ci ha permesso a fine marzo di scrivere 5 principi che posso anche eventualmente leggervi perché abbiamo fatto attenzione ad ogni parola, quindi non le ho operate a memoria, però abbiamo individuato, diciamo, dei principi che potessero essere intrinseci, quindi diciamo con un valore intrinseco che potesse rappresentare appunto quello che volevamo trasmettere noi, sia per quanto riguarda noi stessi, quindi diciamo nel rispetto che potesse esserci in azienda tra di noi, tra colleghi, come dicevo nelle scelte tecnologiche che facciamo, che abbiamo fatto e che faremo nel futuro, e anche soprattutto per i nostri due tipi di clienti, perché come spiegava giustamente Francesca, sviluppiamo chatbot, quindi abbiamo due tipi di clienti, abbiamo i clienti diretti, che sono quelli che si occupano per esempio della gestione del chatbot, e i clienti finali, gli utenti finali, i final users, che sono appunto le persone che utilizzano questo chatbot e quindi pongono domande e ricevono risposte. Quindi abbiamo due categorie di utenti. Quindi diciamo che questa carta ci engage, diciamo, sì. su tutti questi livelli. Quindi abbiamo identificato il primo principio come quello della trasparenza, e l'abbiamo descritto dicendo che per noi essere trasparenti è importante nel modo in cui sviluppiamo appunto i nostri chatbot, compresa come anche la natura delle tecnologie terze che utilizziamo, perché ci tengo a precisare che sviluppiamo chatbot, ma lavoro su algoritmi di natural language processing, ma noi non siamo produttori di algoritmi di natural language processing, ma stiamo utilizzando terzi. Quindi questo è anche importante capire quali tipi di tecnologia utilizzare. Per farvi un esempio pratico, pragmatico, fino a quando sono arrivata, loro all'interno dell'azienda utilizzavano Dialogflow, che è un sistema cloud di Google, e nel momento in cui ho iniziato a prendere, diciamo, in mano il dossier, a studiare un po' quali fossero le implicazioni etiche e tecnologiche o di qualsiasi tipo di utilizzare una tecnologia Google, abbiamo deciso di passare sull'open source. Quindi questa è una delle cose che ci ha, ancora prima di scrivere la carta etica, è qualcosa su cui abbiamo riflettuto all'inizio, però questo è per dare un esempio di quando parliamo di tecnologie di terzi. Ancora come gestiamo i dati dei nostri utenti o come operiamo noi come team. Puntiamo anche all'intelligibilità delle nostre tecnologie, come dicevano prima Ivana e Mark, non è importante solo essere trasparenti, ma è anche importantissimo essere intelligibili, cioè spiegabili, perché non basta dire, io per esempio, un esempio classico che faccio sempre quando dico che la trasparenza non è sufficiente in se stessa, e che Facebook per esempio può dirci che loro sono trasparenti nel dirci che utilizzano i nostri dati per farci pubblicità mirata o per vendere i nostri dati, ma non è perché ce l'hanno detto e che sono stati trasparenti nel dircelo che sono etici. Quindi diciamo questa è la sostanza. Dunque puntiamo all'intelligibilità delle nostre tecnologie il più possibile, perché non basta essere trasparenti, bisogna anche essere comprensibili. Poi abbiamo scelto come anche altro principio base della carta etica della nostra azienda l'autonomia. Dunque promuovere l'autonomia, quindi nella promozione quando parliamo della promozione di un principio anche in etica è una parte fondamentale della disciplina, perché c'è anche la promozione che è importante. Dunque dei nostri clienti e degli utenti, quindi parlavo dei due clienti, ma anche l'autonomia della nostra azienda riguardo alle tecnologie che utilizziamo. Per autonomia intendiamo la libertà di scegliere consapevolmente se e come usare una tecnologia.
Quindi per raggiungere questo obiettivo concepiamo l'autonomia su tre livelli: l'autonomia dei nostri utenti, a quali ci impegniamo di bandire ogni tecnologia persuasiva nelle nostre interfacce, dunque sito web, back office, widget, applicazione mobile, eccetera. L'autonomia dei nostri clienti, ai quali garantiamo un apprendimento supervisionato dei loro agenti di conversazionali da parte di un controllo umano, affinché le scelte siano sempre quelle dell'essere umano e mai della macchina. E infine l'autonomia tecnologica, contribuendo il più possibile alla sovranità tecnologica e strategica francese ed europea. Non so quale sia il livello del dibattito in Italia, però in Francia si parla enormemente della sovranità tecnologica, ossia questo punto, diciamo, importante del dire noi non vogliamo essere dipendenti da tecnologie, per esempio, americane o che siano di qualsiasi altra parte del mondo, ma cerchiamo di essere più locali possibili per mantenere un controllo più stretto possibile, diciamo, circoscritto. Infine, il terzo principio è quello della democrazia, perché questo vi racconto perché è stato anche un punto importante, perché appunto quando Francesca giustamente diceva che lavoriamo nel settore pubblico, principalmente il progetto che conduco io all'interno dell'azienda è un chatbot a destinazione dei governi locali, quindi parliamo di regioni, dipartimenti, province, comuni. E la grande questione fondamentale che mi è stata posta è che ci siamo posti, stando in Francia, siamo detti: ma se uno del Front National, Rassemblement National, insomma il partito di Marine Le Pen, ci chiede che vogliono un chatbot, che cosa facciamo? Glielo diamo? Non glielo diamo? È un po' un dilemma che ci siamo posti e siamo giunti a questa conclusione. Che rispettiamo la democrazia e i suoi processi, dunque questo si traduce in una uguale considerazione per ogni azienda, organizzazione e autorità pubblica, alla sola condizione che si impegnino essi stessi a rispettare questa carta etica e i suoi valori. Inoltre promuoviamo processi partecipativi e contributivi. I cittadini e i collaboratori che interagiscono con le nostre soluzioni contribuiscono attivamente alla co-costruzione della base di conoscenza dei loro chatbot. Non ho tempo di approfondire questo punto, però è una parte importante in effetti della tecnologia che mettiamo a disposizione della pubblica amministrazione. Però sì, facciamo un passo indietro. Quando parlavo appunto della condizione che queste persone si impegnino a queste organizzazioni o pubbliche amministrazioni si impegnino a rispettare questa carta, ci siamo detti che la soluzione migliore forse era quella di rispettare appunto i processi democratici nel momento in cui un'autorità locale è stata eletta, che sia essa di destra, di sinistra, certo, non facendo distinzioni di colori politici. La democrazia, quello in cui insomma, anche esattamente. Anche in questo. Esattamente. E, però la cosa su cui noi possiamo avere controllo, ovviamente, è quello che loro vanno ad inserire nella base di conoscenza del chatbot. Quindi ci siamo detti, nel momento in cui non ci è ancora successo, ma se dovesse succedere qualcuno del Front National ci dicesse noi vogliamo il vostro chatbot e si servono del chatbot per comunicare ai loro cittadini in maniera impropria o di maniera facendo discriminazioni di genere, razziste o di qualsiasi tipo, visto che la carta etica, ed è questo un punto fondamentale che farà parte anche del motivo per cui penso che sia abbastanza forte e non facciamo del washing, è che la carta etica è presente all'interno del contratto che i clienti firmano insieme a noi, quindi significa che nel momento in cui loro firmano un contratto e acquistano il nostro chatbot, si impegnano a rispettare la carta. Nel momento in cui non rispettano più la carta, noi ci riserviamo il diritto di togliere la licenza. Dunque questo è quello che ci siamo detti per stare, diciamo, in regola e anche per rispettare i nostri valori. Il nostro penultimo punto è quello che chiamiamo la giustizia, agire per la non discriminazione e imporre rispetto di qualsiasi credo religioso, orientamento sessuale, posizione politica, filosofica o sindacale, etnia, fasce di età, condizioni fisiche. Per raggiungere questo obiettivo sviluppiamo soluzioni tecnologiche inclusive e accessibili. Poiché l'accessibilità è un principio chiave dei nostri valori etici, vogliamo rendere facile l'uso dei nostri chatbot al maggior numero di persone possibile. Inoltre, l'ultimo punto, che riprende anche forse un po' il punto che sottolineava Mark, è quello della responsabilità.
Per quanto riguarda la nostra responsabilità sociale, sviluppiamo soluzioni al servizio delle imprese e delle amministrazioni pubbliche, in particolare decostruendo e semplificando i loro processi amministrativi, poiché riteniamo che la complessità allontani gli utenti cittadini dei servizi pubblici. E qui apro una piccola parentesi, non so se lo sapete, ma la burocrazia italiana è disastrosa, ma non avete idea di cosa sia qui in Francia, è veramente un colosso insormontabile, dove degli agenti pubblici non si parlano tra di loro, oppure in base a dove vai a chiedere un'informazione ricevi informazioni diverse, quindi per questo che noi mettevamo l'accento su questa cosa. Ed infine, in termini di responsabilità ecologica, sviluppiamo soluzioni tecnologiche che tengano conto del loro impatto ambientale, impegnandoci ad applicare la cosiddetta sobrietà digitale. Questa è, diciamo, tutta la nostra carta. E l'ultimo punto per chiudere, diciamo, questa cosa, perché dovrebbe essere applicata. Innanzitutto ci tengo a precisare che ogni mese continuiamo questi workshop etici, appunto, in cui vediamo a che punto siamo nell'applicazione dei nostri principi, facciamo un bilancio di quelli che possono essere stati i dilemmi che possono esserci stati all'interno dell'azienda tra tutti quanti, e con mia grande sorpresa ogni mese ci sono veramente tantissime cose da discutere. I nostri workshop durano minimo un'ora e mezza, due. E ci siamo anche impegnati a pubblicare dei piani d'azione, li chiamiamo così, che sarebbero praticamente dei documenti che produciamo su base mensile, in cui facciamo un rendiconto e un bilancio di tutto quello che è stato fatto, di quello che c'è ancora da fare, insomma del percorso che ci porterà ad applicare questi principi. Allora, è molto interessante, nel senso che al di là appunto di quello che è il modus operandi, anche ci ha spiegato, quindi come portare questa metodologia etica di utilizzo dell'intelligenza artificiale, in realtà per me è stato super interessante, perché mentre parlavi degli aspetti etici del chatbot, io ho proprio immaginato questo signor chatbot super etico, che insomma rispetta la diversità di opinioni, rispetta le diversità religiose, è accessibile per tutti. Quindi insomma è stato per me, ecco, penso anche per qualcuno che ci stava ascoltando, io proprio ho immaginato questa intelligenza artificiale effettivamente concretizzata in qualcosa di etico. Avrei una domanda in realtà per te, ma insomma questo può anche essere esteso agli altri speaker. Qual è la situazione invece, magari appunto in aziende internazionali, europee, per quanto riguarda appunto questa, magari, questa creazione di questa carta di valori per l'utilizzo comunque di questo framework etico per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale? Allora, inizio, poi magari lascio la Sì. parola. Avrei anche qualcosa da mostrarvi, perché allora. Innanzitutto posso magari cominciare a condividere il mio schermo. Sì. Volevo farvi vedere, c'è stato uno studio interessantissimo condotto da un laboratorio che si chiama AI Lab Ethics a Cambridge, in Massachusetts, negli Stati Uniti, che hanno fatto un repertorio, una cartografia veramente fantastica di quelli che sono più o meno tutti, lo vedete? Di quelli che sono tutti i framework che esistono, guardate, dal 2015 al 2020. Posso fare così per farvi vedere un attimo come sono cresciuti in modo esponenziale. Quindi, se parliamo soltanto delle aziende, sono quelli che vedete con la croce. Passiamo dal 2015 al 2016, 2017, poi c'è stato un boom tra il 2017 e 2018, 2019. E 2020 siamo così. Terrei anche a considerare come sia qualcosa di prettamente occidentale, visto che in Asia inizia ad esserci qualcosa, però per esempio qui vediamo che da parte del governo cinese, ma soprattutto c'è stata veramente un'esplosione negli Stati Uniti e in Europa, soprattutto di tantissime aziende. E devo dire che io non voglio assolutamente tessere le lodi dell'azienda in cui lavoro. Immagino che sia semplice, perché da una parte c'è davvero una sensibilità
che è nata con l'azienda stessa, perché sono stata la prima vera impiegata dell'azienda, quindi c'è stato un po' un interesse su questi aspetti etici, ed è anche più semplice perché obiettivamente siamo 10 persone, una piccola startup, quindi non voglio assolutamente, per esempio, paragonarci alla complessità che deve essere per un Google, un Apple, di rispettare per esempio una carta etica, anche se ognuno ha le sue responsabilità. Quindi, insomma, devo dire che c'è stata appunto una crescita esponenziale, e purtroppo è anche una realtà il fatto che ci sia questo ethics washing, che tante aziende si dicono ok, sì, ci siamo dati una carta etica, l'abbiamo scritta, sta lì ed è fatta. Invece, secondo me, è quello che io dico anche ogni giorno in azienda, è che il lavoro inizia proprio da lì, cioè quello è un punto di partenza, il framework è un punto di partenza che deve guidarci ogni giorno nelle nostre scelte, nelle decisioni che prendiamo, nelle relazioni che abbiamo con i nostri clienti, soprattutto nel rapporto che abbiamo con le tecnologie. Ancora di più se abbiamo a che fare con tecnologie così potenti, diciamo, come l'intelligenza artificiale, e penso nel mio campo, a maggior ragione, se lavoriamo per il servizio pubblico, certo. Perché penso che siano delle responsabilità inevitabili. Magari poi lascio approfondire gli altri speaker se vogliono aggiungere qualcosa. Sì, Ivana, magari vuoi darci il tuo punto di vista anche da Londra, ecco. Allora, io voglio dire una cosa. Dunque, che bello sentire già da quello che hai fatto. Bello. E io vorrei, dunque, volevo dire una cosa. Allora, la mappa che hai mostrato dei principi è fenomenale, no? Cioè, va un po', diciamo, quello che dicevamo all'inizio, no? C'è stato un risveglio su questi temi che è sicuramente molto importante. Quindi ci sono 180 principi. Uno di quelli fu nel 2018, quello delle Women Lead in AI, che io fondai perché non ne potevo più di questo, era l'8 marzo, io dicevo, Madonna mia, cioè tutti a dire il successo delle donne, l'emancipazione, poi dicevo sì, mi ricordo, ci guardavamo io con le mie amiche e dicevamo sì, vabbè, noi siamo, avremmo fatto anche dei passi davanti, poi arrivano le macchine e ci fregano tutte un'altra volta, perché poi dopo, prima ci mandano tutte fuori dal mercato del lavoro, vabbè, quello. E secondo, cioè, tra l'altro, dopo aver fatto 100 anni di fatica per la piena cittadinanza del mercato del lavoro, poi scappiamo. Ma a parte questo, anche dal punto di vista della discriminazione, no? Quindi io mi ricordo, eravamo alla vigilia dell'8 marzo, io scrissi questo articolo sul Guardian in cui dissi, ecco, ritorna il patriarcato con le macchine, no? E detti appuntamento a ricercatrici, no? Di trovarci alla London School of Economics, affittai una stanza, mi ricordo, con altre tre, e fondammo questo Women Lead in AI. Lanciamo questo manifesto che Forbes disse, fece tutta questa cosa dicendo, ecco, arrivano queste, no? Le vichinghe che sono lì che vogliono, costruendo peraltro su una cosa che va citata e che è il lavoro straordinario che stanno facendo soprattutto alcune donne, e sono donne di colore. Soprattutto negli Stati Uniti, pensate a Joy Bulambini, cioè pensate a Tim Niebrom, pensate a queste cioè leader in questo campo che hanno pagato ogni tanto col loro lavoro, che vengono spesso neanche citate nel lavoro che fanno, una cancellazione proprio, cioè, del lavoro di queste donne straordinarie, soprattutto che hanno per prime posto l'attenzione del mondo a questi temi, cioè dicendo guardate, cioè, vi faccio un esempio, no? Pensiamo al riconoscimento facciale. Io sono arrivata al tema del riconoscimento facciale con un approccio della privacy, no? Una donna privilegiata, voglio dire, nata, arrivata, oh, non voglio essere vista in pubblico, no? Perché, voglio dire, per me lo spazio pubblico è uno spazio dove si rimane privati, a parte quando non si può, ma non mi piacerebbe che essere continuamente guardata da una telecamera, cioè riconosciuta più che guardata da una telecamera. Io ci sono arrivata dalla privacy, privilegiata dalla privacy, e probabilmente anche noi, qui, tutti noi. Però c'è gente, e non sono bianchi, che arrivano a questo tema da un altro approccio, che è quello della sorveglianza, che è quello della discriminazione. Ed è per questo che quando parla, e Giada lo diceva prima, che quando parlava di quando si parla di queste del riconoscimento facciale, dire
ma facciamone, il problema è che il riconoscimento facciale discrimina le donne nere. Sì, è un problema, ma non è il problema numero uno. Perché anche se noi risolvessimo il problema e creassimo delle macchine in grado di non discriminare le donne di colore, il problema si porrebbe uguale, perché le camere verrebbero comunque messe in certi quartieri e non in altri. Intendo dire che il problema politico esiste non solo nella macchina, ma anche nell'uso della macchina. E quindi ci sono segmenti interi di popolazione, che sono le donne, donne e uomini, specialmente non bianchi, di colore nel mondo, che hanno vissuto questi temi della tecnologia con un approccio di race. C'è un approccio di inequity, di disuguaglianza sociale legato appunto al colore della pelle. Allora, cioè, questo è un tema molto importante. Questo è un tema importante perché che ha contribuito a rendere il tema dell'etica un tema importantissimo. Un'ultima cosa volevo dire è questa: i principi sono molto belli, no? Cioè, sono bellissimi. Il problema poi è, come diceva Giada, dell'ethics washing, ma il problema è anche poi. Cosa ce ne facciamo, no? Cioè, nel senso, com'è che poi una compagnia che non rispetta determinati principi poi viene punita, non, cioè, dai consumatori e lì entrano tutta un'altra serie di problemi. E primo, un problema di competizione. Cioè, noi viviamo in un mondo dove le compagnie che stravincono sono poche. E anche se compagnie come quelle fanno qualcosa di sbagliato dal punto di vista etico, noi non abbiamo scelta che continuare a usarle, perché sono diventate infrastrutture della nostra società. Ed ecco perché l'Unione Europea risolve in parte, o vuole risolvere in parte questo problema, con una normativa che guardi anche all'antitrust, al problema della competizione. Cioè queste cose sono tutte legate tra loro. La gente mi dice, vabbè, ma la gente non gliene importa della privacy, ma come gliene importa? Certo che gliene importa, però non c'è scelta. Non c'è scelta. Quello che abbiamo è lo stesso su questi temi. Il motore di ricerca, non credo che noi abbiamo appunto alternative a. Allora, quello che voglio dire è che per affrontare questo tema, secondo me, ci vuole un approccio molto olistico. Il tema della competizione, il tema della concorrenza, il tema appunto dare valore ai consumatori, dare la possibilità di educare anche il consumatore. E anche, secondo me, ci vuole la legge. Mi spiace, ci vuole la legge. Ci vuole un organismo, per esempio, che dove il consumatore possa andare e possa dire io sono stato discriminato da un sistema automatico, la tutela del consumatore come avviene? Ecco, quindi secondo me questo bisogna, piano piano che noi ci muoviamo, secondo me, dai principi a qualcosa di solido. Mi collego con Mark, seguendo un po' una domanda che è arrivata e si collega un po' anche all'ultimo aspetto che ha sottolineato Ivana, e cioè cosa effettivamente magari anche l'utente stesso può fare per avere un uso più consapevole dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro ricordo che qualche mese fa c'è stato questo caso molto particolare, a me in realtà ha fatto un certo effetto, cioè un calciatore del Barcellona ha sostanzialmente sospeso la propria partnership con Huawei perché appunto si sospettava che Huawei avesse utilizzato tecniche di riconoscimento facciale per discriminare in Cina una minoranza musulmana, gli Uiguri credo si chiamino. Insomma, a me ha colpito molto, quindi l'atto, quindi questo gesto di una persona, ok, lasciamo stare che è un calciatore, perfetto, però l'atto individuale di una singola persona che appunto ha avuto un approccio etico in qualche maniera nei confronti dell'intelligenza artificiale. Quindi Marco, secondo appunto questa domanda che ci è arrivata, volevo chiederti cosa può fare una persona, utente X, per avere un approccio etico, assicurarsi un approccio etico all'intelligenza artificiale, se c'è, insomma, qualche opzione. Good question. First of all, I would just like to say that I very much agree with Ivana. It's good to have principles, but there's ethical question and also the translation from the principles to concrete. And I think it's really great that there's more and more people working on the border between, the ethics and also concrete business context. So I think that's very important. With regard to your question, I would like to say that, of course, given that we have a celebrity culture
It's I think it's great that that some of these people use their position in society, their visibility, to point to issues regarding discrimination, to point in this case to the problems about facial recognition. So I think that that's very good that this is done. And in general, in the political sphere, I think it's great that this happens. Now, to really change things structurally, I think individual action is not enough. I think we need also a collective action on this through democratic institutions, through non-governmental organizations that represent citizens and consumers. I think we need to also together think about, okay, how can we do something about that? And in a democracy, it would be great if instead of only big companies making decisions about the technology, that we can have also democratic decisions about this in the institutions that we have, also by creating more mediators between the tech world and politics and academia. So I think it's good to have more knowledge about these problems flowing through these institutions. And I'm happy that there is more and more interest also at the political level in organizations that give a voice to citizens also for these problems regarding AI. Ok, molto, molto chiaro. Per concludere un po' questo circolo, è arrivata in realtà un'altra domanda che lascio aperta, quindi insomma chi vuole può rispondere. Ed è relativa in realtà ai KPI, e cioè la domanda è formulata per capire come effettivamente questo approccio etico, ad esempio a livello aziendale, come si riflette poi su dei KPI di business, e se effettivamente è previsto che un approccio etico possa in qualche maniera avere delle conseguenze su dei KPI di prodotto, KPI business all'interno delle aziende, perché poi effettivamente questo sarebbe il trigger che probabilmente spinge di più le aziende ad avere un discorso etico sull'intelligenza artificiale. Posso dire una cosa su questo? Una domanda intelligentissima, e non è una domanda semplice, sai? Perché già da che ha lavorato dentro l'impresa probabilmente sarà venuta a contatto con le stesse cose. Perché la complessità dei prodotti di artificial intelligence, come avevamo detto prima, no? Che hanno questi bias, che possono fare questi errori, no? Che possono vuol dire che ci sono dei trade-offs, cioè ci sono dei compromessi che vanno fatti, capito? E lo spiego facendo un esempio banalissimo, cioè, per esempio, se io sono un'azienda e vendo prodotti per pulire la casa, no? Vado da Facebook e dico, usando l'audience e il management degli strumenti di Facebook, dico a Facebook, voglio trovare un audience tra gli utenti che mi compri il prodotto per pulire la casa. Facebook usa gli strumenti automatici, no? Allora, ora io sto parlando in termini generali perché poi Facebook, cioè, usa strumenti per ovviare questo problema, però dico che cosa succede, no? Cosa potrebbe succedere? In passato, chi è che ha comprato prodotti per la casa di più? Donne, perché ancora nel 2021 alle donne si sobbarcano la maggior parte dei lavori domestici. Allora, che sia Facebook, che sia Google, qualunque strumento è, va a finire che usando il passato, no? vanno a riprodurre il prodotto per comprare della casa a quell'audience lì. A quel punto si crea un problema. Il problema qual è? L'ampliamento degli stereotipi. Agli uomini non vengono dati questi prodotti e alle donne continuano a dire arrivare questi prodotti per pulire la casa. Questo si chiama un rischio di danno rappresentativo. No? Cioè tu mi rappresenti le donne nello stesso modo. Lo stesso avviene nei lavori che pagano meno. Se io sono un'azienda e voglio cercare un candidato, la paga è tra 10 e 20,
chi tradizionalmente guadagna 10,20, le donne o gli uomini, le donne, allora io mando quell'advert, quell'annuncio alle donne. Ora, se io sono un'azienda e voglio vendere il prodotto di pulizia, io cosa voglio fare? Voglio vendere. Quindi a me interessa quanti click la gente fa. Se a me interessano i click che la gente fa, io devo mandare quell'annuncio alle donne, perché so che storicamente le donne hanno comprato più prodotto. Se io sono uno che vuole cercare un impiegato e so che voglio cercare un impiegato, a me interessa che la gente faccia domanda, quindi non mi interessa se va per il segmento 10-20 di guadagno, basta che la gente faccia domanda. E allora lì si crea il compromesso. Il compromesso parla dell'etica e dei valori dell'impresa. Allora, per rispondere a questo problema ci sono due questioni. La prima è: l'azienda deve fare una scelta. E guardate, la deve fare questa scelta per vari motivi, se non altro il fatto che la reputazione ha un valore finanziario enorme. Lo si è visto. Ora, io prima parlavo della competizione. Certo, un'azienda grossa dove non c'è competizione, ma un'azienda meno grossa ci sono problemi seri. Per l'azienda più grossa c'è problemi di competizione che sono enormi, cioè le multe che ci sono in questo momento sono enormi, ma il rischio della reputazione è enorme. I consumatori non hanno un potere adesso che è anche diverso. La gente adesso va a guardare nei supermercati, cioè da dove viene un prodotto? Mm-hmm. Lo stesso avverrà anche con l'AI, eh? Cioè avverrà anche con quello. Prima, quindi si andrà sempre più verso un uso consapevole anche da parte però nostra. La seconda cosa è quello che diceva Marco, anche è la legge. Perché se no non si può chiedere a un'azienda di farsi carico di perdere dal punto di vista del commerciale. Perché l'azienda dovrebbe farsi carico di questo? Sì, la reputazione va bene, certo, ma se non c'è una legge che ti dice che non si discrimina, la discriminazione vuole anche dire che l'algoritmo non può produrre un pattern di discriminazione, di replicare il passato e queste cose qui. Cioè non è che si può dare la responsabilità all'azienda di fare questo. È lì che la legge arriva, è lì che i principi vanno bene. Però poi dopo, senza la legge, non si va da nessuna parte. Certo. Posso aggiungere qualcosa? In effetti, d'accordissimo con Ivana. E devo dire che ho notato anche un cambiamento, sinceramente, poi ripeto, lavoriamo spesso con l'amministrazione pubblica, quindi magari c'è una sensibilità diversa. Però per raccontarvi un aneddoto, abbiamo avuto un appuntamento con una città francese nella provincia parigina che voleva appunto installare il chatbot, e durante la riunione ci sono arrivate domande della serie: ma dove sono stoccati i dati, su quali server siete, che tipo di tecnologie utilizzate, e questo da parte dei funzionari. Quindi voglio dire, c'è innanzitutto una sensibilità che inizia a venire anche da parte del consumatore, esso sia pubblico o privato. Quindi, come diceva giustamente Ivana, anche io spesso mi sento dire: no, ma la gente non gliene frega niente, la privacy non gliene frega niente, i dati, falsissimo, veramente non esiste nulla di più falso. Poi soprattutto è esponenziale, e dal mio punto di vista la pandemia ha solo accelerato qualcosa che si stava già producendo prima. E quindi ci siamo trovati di fronte ad una situazione, questa penso sia proprio un impasse, perché per la storia dell'aneddoto noi, i nostri dati sono da AWS, quindi Amazon praticamente, perché utilizziamo una tecnologia serverless che ci permette di consumare meno energia, quindi di applicare per esempio anche il nostro principio di responsabilità ecologica per evitare di avere dei data center che siano sempre accesi, e quindi ogni volta che c'è una request praticamente si accende un server che è sempre nella regione parigina, tutto è cifrato, abbiamo dei documenti che sono praticamente blindati con AWS, e questa è la storia. Spiego questa cosa al funzionario e mi dice: no, ma noi non ci sta bene perché è un americano, quindi vorremmo capire se ci sono problemi per i nostri dati, se sono compromessi, eccetera, eccetera. Al che ho spiegato che non c'era nessun tipo di rischio, anzi, che paradossalmente, anche se può sembrare un paradosso, in questo caso è molto più sicuro stare nelle mani di Amazon, per esempio, che nel garage del sindaco, per esempio, sotto casa. E quando ho esposto questo problema ad una delegazione ministeriale che è venuta a trovarci, del ministro degli interni francese, che qui appunto la conversazione sull'intelligenza artificiale, la sovranità, informatica, bla bla bla, è un discorso che è praticamente nel cuore
dell'attuale governo, sono venuti a farci visita e ci hanno detto: avete delle domande? E io giustamente ho esposto il problema, perché c'ha anche ragione Ivano, a un certo punto c'è anche bisogno della legge che intervenga. E ho detto: scusate, noi adesso siamo costretti praticamente a stare da Amazon perché non c'è un'alternativa che sia europea o non c'è un'alternativa francese che ci garantisca la stessa sicurezza, ma allo stesso tempo ci sono dei problemi, perché ovviamente noi preferiremmo stare da qualcuno che è piuttosto europeo, locale, francese, insomma, per questo discorso qui. E la risposta che ci hanno dato è stata: no, ma starete a vedere, in Francia costruiremo dei data center all'interno dei municipi. Questa è stata la risposta, e ovviamente ho detto: sì, ma quando? Che cosa significa? Ci hanno detto: fra 3, 4, 5, 10 anni vedremo, costruiremo questi data center locali. Insomma, questo per dire che è una storia assurda, perché c'è un'esigenza che inizia ad essere politica, etica, sociale, e dall'altra parte la risposta che abbiamo dalle istituzioni è: poi vedremo, non è importante, si vedrà. So che c'è ad oggi il programma Gaia X nell'Unione Europea, che è appunto questo progetto di fare dei data center europei, ma le tecnologie che mettono a disposizione non sono all'altezza, e per riderci su, Amazon fa parte di questo progetto. Quindi, insomma, è veramente un impasse incredibile, che se uno lo vuole dal punto di vista politico ci perde la testa. Però questa era la storia. Però tutto questo per dire che l'interesse per delle aziende che abbiano un approccio e una sensibilità etica, io inizio a vederla sempre di più. Bene, Mark, volevi dire qualcosa, visto prima che avevi tolto il muto? Sì. Yes, I agree there is more and more interest, but it's a very important question and problem, I think, like how to get ethics in the company and make it work. I think from the outside there is the law, as Ivana said, but also I would say not only law in the sense of prohibitions and limits. I think governance of AI should also give incentives. And so I think from the outside one can have certificates, for example, like we now have with Fair Trade, that give a certificate to a company that does good ethical work for their AI. So it can also be sustainable AI and so on. From the inside, we also have to look, because who works in these companies and who develops technology? Often the teams that develop technology are not very diverse in terms of gender, so it's mainly men who develop. But also diversity in terms of the ways of thinking, I think, needs to be taken care of. And the problem is that in the education of engineers, computer scientists, also people in business administration and so on, there is still not enough emphasis on the ethical and political aspects of their work. And so I think for education, we also need to do something there, so that the people who are going to make the decisions in the end about who are going to develop the technologies, market the technologies and so on, that they are aware of the ethical issues of AI, the political issues of AI. So we should think not only about companies as this kind of agents on their own, but also who are the people in there, and how can we raise the awareness of ethics and train people also in the ethics of AI, people that will be in leading positions, people that will be developing technology. So that is, I think, also a point, and that requires also thinking about reforming the education that we have, which is disciplinary. It's at universities, for example, it's still not interdisciplinary enough. And also during the work of the employees, there should be trainings on ethics to make sure that also the minds of the people change. And once people are convinced also about the ethical issues, I think this is part of the solution. Of course, there are power structures, there are all kinds of political problems that prevent individuals from taking action, but I think a slow change into a direction where there's more awareness of ethics, of AI, is very good, I think. Yeah.
Bene, io purtroppo devo dire che il tempo è scaduto, il nostro tempo è scaduto. Quindi niente, per me è stato un bellissimo talk, anzi in realtà è interessante vedere come nascono domande in continuazione, insomma il tema è talmente ampio che effettivamente si potrebbe discutere ancora. E niente, io voglio ringraziare assolutamente i tre speaker per essere stati chiari e insomma, per aver reso le tematiche effettivamente così concrete. Ringrazio anche Rehumanism per averci dato questa opportunità di essere qui e invito le persone che ci hanno seguito al talk successivo che sarà il 25 maggio. È un talk visionario su quelli che possono essere le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. Quindi niente, insomma, concludiamo così e grazie davvero per questo talk e niente, alla prossima. Grazie mille, Grazie, un buonasera. piacere, Thank buona you. serata. Bye bye.